Eccellenza, ieri la sua prima uscita con i fedeli crotonesi, ha visto quanto attaccamento a questa Vergine Nera? Sì, ho visto, è stato uno spettacolo di fede, di speranza e di amore. Porto nel cuore del pellegrinaggio di ieri soprattutto la visita all'ospedale, perché l'ospedale è un santuario di umanità, di dolore, di cura, di speranza. E poi tutte le famiglie affacciate, la tanta gente che aspettava questo momento. Benedetto il Signore, che dopo tanti mesi e anni di attesa, questo pellegrinaggio si è realizzato. Eppure, pensando a questa festa, a questa fede crotonese, mi viene da pensare sempre una frase di Wittgenstein, ovvero noi vogliamo stare nel posto dove stiamo, ovvero la felicità coincide con quello che viviamo. E sempre parafrasando il filosofo, non abbiamo bisogno d'altro. E certo, io penso che se le festività mariane sono un segno di fede, e sono un segno di fede cristiana, lo sono, devono essere, non ci fanno mai accontentare di quello che siamo e viviamo. Noi abbiamo dentro il desiderio che viene dal Vangelo di cambiare le cose, di impastare con il regno di Dio tutte le realtà, per cui potremmo dire quello che hai detto, potrebbe essere un pericolo di una fede seduta, di una fede pigra, di una fede indolente. In realtà quello che Gesù ci ha insegnato non è questo tipo di fede. Gesù ci ha insegnato una fede appassionata per il mondo e quindi appassionata per il futuro, per lo sviluppo, per il miglioramento delle condizioni umane. Certo, i cieli nuovi e la terra nuova verranno da Dio, ma noi qui dobbiamo compiere gesti profetici di innovazione nella linea del regno di Dio. Attenti in quelli anni che lega la città di Crotone alla legge di Maria. Vorrei ribadire proprio in questa santa liturgia, come abbiamo già detto ieri nella messa del capitolo della cattedrale, che abbiamo chiesto al Signore in altre città, in modo particolare a Monfetta, dove era presso Don Giovino Bello, che c'è in corso la causa di beatificazione, abbiamo chiesto al Signor Sindaco di considerare che venga proclamata la nostra città, città di Maria, perché è bene che questo legame venga riconosciuto e venga evidenziato. Assieme ai doni, assieme alle offerte, viene anche presentata la corona del Quadricello. Voi sapete, il Quadricello Argenteo viene portato di volta in volta da una artistica cornice d'argento che necessitava di un restauro, che è stato fatto appunto dal nostro Michele Abitato, che segno del cielo con i discepoli del Signore, obbedienti a quella chiamata che il Signore ha voluto nel nostro battesimo farci, quelli di essere Suoi figli. E la Madonna ci custodisce in questa nostra dichiarazione.